Stefan Ostojic, difficile dire il tuo nome, Alessandro Filati, sono reduci da un altro intenso allenamento con Gemma, e la domanda per tutti e due. Sono finiti i tempi di parlare di richiamo dalla preparazione e mettere benzina nelle gambe dentro il corpo. Ormai bisogna lavorare tutto l'anno alla stessa maniera? Normale che bisogna lavorare tutto l'anno, specialmente che adesso i giocatori sempre sono professionisti, ma adesso si è cambiato un po' perché lavorano molto, lavorano anche da soli e così sono più preparati, possiamo dire, tutto l'anno. Sì, se posso aggiungere qualcosa a quello che giustamente ha detto Stefan, il discorso è sempre legato al fatto che si tenda a dire che in preparazione si deve fare il carico per avere una buona resa durante tutto l'anno, ma come dicevi giustamente Lino, il discorso è prepararsi in ritiro per avere una base e poter affrontare senza grossi problemi l'allenamento che quotidianamente viene somministrato ai giocatori, quindi è una base importante, ma per poi spingere tutto l'anno in tutte le sessioni di allenamento. Alessandro, visto come sono arrivati tirati lunedì, dopo la pausa di Natale di Calciatore, che rispetto alla Roma hanno corso di più negli ultimi 20 minuti per quello che hanno dato, hanno eseguito i compiti delle vacanze alla perfezione, ma gli date il GPS incorporato anche in vacanza, no? Sì, quest'anno abbiamo scelto di prolungare leggermente di un paio di giorni la vacanza natalizia, sapendo di avere un gruppo di ragazzi eccezionali che ha svolto tutti i compiti che abbiamo dato, tra virgolette, con grande dedizione. Infatti abbiamo lasciato loro un programma con l'orologio che ha un dispositivo GPS per poter poi controllare tutti i lavori svolti, e devo dire che sono stati svolti in maniera ineccepibile. Tant'è vero che ci sono stati degli atleti che al rientro si sono presentati in maniera eccellente proprio dal punto di vista fisico. Siamo molto contenti. Stefano, io ti chiamo così prima. Altro obiettivo che secondo me avete è quello di lavorare sulle carenze dei singoli calciatori per prevenire infortuni e problemi muscolari. Mi sembra che state lavorando bene da questo punto di vista dal 13 di luglio. Sì, ma adesso, come ho detto all'inizio, loro sono professionisti e adesso c'è una strada che lavorano molto molto individualmente e sanno cosa devono fare, sono molto molto adesso anche preparati in questo, no? Prima era calciatore, non sapeva niente, non sapeva anche di preparazione, niente. Adesso loro cercano tra internet e tutto, anche sanno, anche chiedono tanto, e così fanno molto molto cose individuali, anche che si preparano bene. Alessandro, la forza del Genoa, questa la faccio a te perché viene da lungo tempo, i Perotti e compagnia. Rafforzare lo spirito di squadra, l'affiatamento, ma soprattutto, non so se sbaglio, io ho visto quasi tutti gli allenamenti, grazie a Juric che me lo permette di vederli. Inculcate proprio in ogni singolo calciatore la cultura del lavoro. Sì, alla fine poi il lavoro è quello che crea coesione nel gruppo, cioè la condivisione della sofferenza, quindi ogni allenamento uscire fuori stravolti magari dalle sedute e quindi mettere l'impegno che, giustamente come dicevi, Ivan richiede in ogni allenamento, perché Ivan tiene molto a questo fattore, il fattore di dare tutto in ogni singolo allenamento per poi potersi ritrovare in gara ad avere quella forza in più nel momento critico. E tutto ciò crea poi una grande coesione, perché la condivisione della fatica e della sofferenza poi crea legame. Questa domanda è per entrambi. Vediamo Stefan, che è rosso sudato perché ha corso mezz'ora supplementare di più con Tarabatto, che è uno da recuperare. Quando saranno al top fisicamente, secondo voi, al top? La giusta condizione fisica per poter giocare? Dipende di ognuno, specialmente quanto loro si impegnano su quello, come io spero che si impegnano tanto anche a livello di cure, di riposi, di tutto. Sul lavoro noi contiamo cosa dobbiamo fare, ma per ognuno mettiamo sempre
giuste cose troviamo in una... è molto individuale, non si può dire adesso 20 giorni, un mese, due giorni. Diciamo che, come ha detto lui, ci saranno dei ragazzi che entreranno in forma prima, ma anche un po' per corporatura, ci saranno dei soggetti che richiederanno un maggior tempo di lavoro perché il loro fisico ne richiede appunto di più. Però non possiamo dare un termine, ecco, perché non esiste un termine, l'allenamento è sempre un qualcosa che è in evoluzione, quindi c'è una somministrazione di un carico e c'è una risposta dell'atleta, quindi questo si deve valutare, non dico settimanalmente, ma comunque in lassi di tempo abbastanza ristretti. Le cattive lingue hanno detto che arrivavano grassi perché non giocavano, perché io ho visto l'altro giorno in conferenza stampa il centravanti, Piniglia, e oggi ho visto Tarabat per la prima volta, mi sento che fisicamente siano a posto da questo punto di vista, gli mancherà il fiato, gli mancherà il ritmo della partita. Io per quanto mi riguarda, ecco, non so se poi dopo è d'accordo anche Stefan, però di sicuro Adele è un soggetto che richiede un allenamento costante e continuo. Piniglia probabilmente anche per una questione di utilizzo è stato allenato un pochino più frequentemente, invece Adel viene da una situazione che magari non lo vedeva impegnato tantissimo, avrà bisogno di più allenamento, secondo me, per quello che ho potuto vedere. Ci sono differenze, Stefan, nel fare una preparazione con una squadra di Serie B e una squadra di Serie A, vista la tua esperienza? Posso dire cosa abbiamo fatto noi in Crotone e adesso qua, non sono differenze, no? Tipo anche lì è una squadra professionistica che lavora tanto, anche qua abbiamo inserito praticamente il lavoro di Crotone qua a Genova un po' con le cose dei nostri preparatori, ma di volume di lavoro è quello, uguale, quasi uguale. Alessandro, cos'è cambiato rispetto allo scorso anno? Mai allenamenti doppi? Ma allora, il discorso degli allenamenti doppi è una cosa un po', come posso dire, bisogna interpretarla in un modo corretto, perché i ragazzi giornalmente vengono e vanno in palestra o fanno dei lavori prima che inizi l'allenamento reale, quindi comunque sia si adoperano per mettere a posto le loro carenze prima dell'allenamento, che è quello effettivo, insomma quello del pomeriggio, della mattina. Quindi comunque sia non si può parlare di un allenamento singolo, ma di più piccole sedute che si vanno a concatenare e creano un volume che poi secondo noi è sufficiente anche per viste le intensità del lavoro, perché le intensità del lavoro sono sempre molto alte. Stefano, c'è la domanda. A Crotone dopo la prima partita facevate 12 km di allenamento, ma io vedendo qui gli allenamenti secondo me non li fate correre 12 km intorno al perimetro del campo, però ho paura che 12 km li fanno, no, tra lunghi e corto. 12 km si fanno anche a Crotone, ha detto anche qua, solo che forse una volta si fa più a secco, una volta più con la palla, ma siamo nei numeri di 12 km. La domanda è per te, Stefano. Lo sai che io quando ti vedo con Mungita dico i tinto brass del Gemma. Ma è vero che portate un resoconto delle pillole del primo tempo dalla partita nello spogliatoio nell'intervallo? I video sono importanti per voi? Sì, specialmente perché mister guarda molto su molto video, molto lo usa, e adesso abbiamo inserito anche Matteo Paro che le dà una mano anche a noi lì. E primo tempo facciamo guardare solo a mister fino adesso. C'è un'idea che anche squadra guarda video dopo primo tempo, ma fino adesso abbiamo fatto solo con mister, così lui guarda tipo due minuti cosa gli interessa, e spero che c'è una chiara idea per continuare il secondo tempo. Ho finito, vi ringrazio voi il Genoa. C'ho l'ultima domanda per tutti e due, rispondete come volete. Klopp, ai tempi del Borussia, ma l'ha ripetuta in questi giorni, ai tempi del Liverpool, dice tutto funziona, se tutti sono al top della forma, obiettivo che si può tenere solo con carichi di lavoro pesanti. Siete d'accordo? Con me sfondi una porta aperta, nel senso che di sicuro il calcio di oggi è un
calcio fatto da calciatori atleticamente molto prestanti, quindi se la macchina del calciatore non è a posto, anche l'aspetto tecnico viene meno, perché le velocità di gioco sono aumentate tantissimo, le potenze durante gli incontri sono sempre più alte, e quindi un calciatore, prima di essere calciatore, deve essere un ottimo atleta, e questo lo si può ottenere solo lavorando veramente in maniera importante. Stefano. Io sono d'accordo con Klopp, perché è vero che quando sono tutti al top e allenano forte, vuol dire che una squadra va forte e basta. Grazie. Grazie a voi.